questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video a tema anti-haul. Oddio, che bello. Come sapete, se mi seguite comunque da un bel po', gli anti-haul li ho iniziati l'estate scorsa, se non mi sbaglio. Non è una mia idea originale, assolutamente no. Gli anti-haul sono iniziati tanto tempo fa su YouTube. Gli anti-haul sono fatti principalmente per aiutare, è un tipo un dei video contro il consumismo, ecco. Quindi parliamo di cose di cui non abbiamo bisogno nella nostra vita, o sono di cose che sono consumistiche e che non ce ne accorgiamo, ecco. Ovviamente io lo faccio a livello zero waste, quindi i miei anti-haul sono principalmente non avete bisogno di niente. Però non prendeteli con questa filosofia, nel senso questi sono semplici consigli, sono semplici accorgimenti che io voglio farvi capire su alcune cose che magari non sembrano un grande spreco, però effettivamente lo sono a lungo andare, non so se mi spiego. Quindi giustamente se non siete d'accordo con ciò che dico, assolutamente avete diritto alla vostra opinione. E ciò che dico nei video non significa che lo dovete prendere come un'imposizione. Questi sono solo consigli, sono solo video per divertirci un attimo a sparare a zero su certe cose e basta. Quindi per favore non offendetemi, perché questi sono solo video appunto che riguardano il zero waste, che riguardano anche un po' il minimalismo, se vogliamo dirla così. E niente, iniziamo. Allora, oggi faremo, scusate, mi tengo di nuovo il telefono e inizieremo con questo anti-haul, sì, buongiorno. Questo anti-haul che riguarda il mondo del make-up. Allora, iniziamo con le cose del tipo brand che testano sugli animali, che sono già in anti-haul da tantissimo tempo. Però questo è un altro genere di brand. Brand che testano sugli animali ma poi fanno collezioni vegan. Eh sì, esattamente. Cioè, la cosa ironica qua. Non vi dico quante volte nell'ultimo mese ho trovato su YouTube le pubblicità di Essie, che è un brand di smalti, che non è assolutamente cruelty free, non è assolutamente vegan, che però è venuto fuori con una linea vegan. Io sono tipo... smettete di testare sugli animali e basta, è fine. Siamo già a un punto se la smettete di testare sugli animali. Quindi questi brand che fanno queste collezioni mi fanno veramente urtare le palle, ok? Perché continuano a testare sugli animali, quindi magari, sì appunto, e poi fanno collezioni vegan che comunque sono testate sugli animali, quindi non c'è niente di vegan là, mi dispiace dirlo, non c'è niente di vegan, solo perché non hai usato prodotti animali ma poi le testi sugli animali lo stesso, no, non me la chiami vegan. E ci sono molti altri brand, tipo anche Caudalie, lo fa Caudalie o Caudalie, come si chiama? Caudalie, anche loro sono venuti fuori con una collezione vegan di maschere e tu sei tipo Madonna Santa. E niente, quindi state attenti a queste cose, anche Fructis mi sa che era venuto fuori con del shampoo vegan bio, eccetera, eccetera, per favore state attenti, se siete cruelty free, quindi se non comprate cose testate sugli animali fate molta attenzione a queste cose, perché questi sono un puro greenwashing. Un'altra cosa sono i limited edition. Allora, i limited edition sono un grosso problema, soprattutto quando il brand ti dice che una cosa è limited edition, ma poi la lasciano sul mercato e dicono: ah, finalmente questo prodotto ha avuto così tanto successo, così tanto che abbiamo deciso di lasciarlo come prodotto che trovi sempre in negozio. Cosa c'è di male in questa cosa? I limited edition creano tanto hype, quindi creano un sacco di voglio questa cosa perché è limitata, edizione limitata, quindi se non la prendo adesso non la prenderò mai più. Quindi alle volte le persone si ritrovano a comprare dei prodotti di cui non hanno assolutamente bisogno, ma assolutamente bisogno, solo perché sono limited edition e hanno paura che quella cosa sparisca. Volete saperlo? Anch'io sono un clown del genere che ci è cascata una volta, tre anni fa, Anastasia Beverly Hills ha fatto uscire un highlighter, un illuminante che ho tuttora, che uso tuttora perché gli illuminanti durano una vita, secondo me. E questo illuminante mi era piaciuto così tanto, cioè solo a vederlo, tipo, mio Dio, questo illuminante è bellissimo. Giustamente era edizione limitata, quindi mi sono proprio... non avevo bisogno di un illuminante, ve lo dico subito, non avevo bisogno di questo illuminante in quel periodo. Però siccome era edizione limitata ho detto, oh mio Dio, devo prenderlo adesso mai più, ecco. E l'ho comprato, e poi questo illuminante e si trova adesso, si trova come edizione normale. Che clown che siete. Un'altra cosa sono l'opzione Afterpay. Io non so se avete mai visto questa opzione Afterpay, perché dipende un
cos'è questa opzione Afterpay? Allora, praticamente quando voi comprate, soprattutto a me è capitato su Beautylish è un sito inglese se non mi sbaglio, o americano, non mi ricordo, un po' anche Beauty Bay c'è questa cosa, dove lo vendono, ci sono certi brand che non si trovano nei negozi ma li trovate su questi siti, quindi non, per esempio se siete in Europa e volete, che ne so, ordinare Jeffree Star, andate semplicemente su Beautylish o andate su Beauty Bay e potete ordinare questi prodotti invece di ordinarli direttamente dal suo sito, che magari vi costa di più, magari vi beccate la dogana, eccetera eccetera. L'opzione Afterpay è che tu compri un prodotto però puoi pagarlo a rate. E tutti diranno, oh mio Dio, ma che figata pazzesca. No, l'Afterpay è semplicemente fatto per farvi spendere. Per farvi spendere. E anche se non ci avete i soldi per pagare questa cosa, l'opzione Afterpay ti dice, tesoro, stai tranquilla. Comprati questa bellissima palette di cui non hai assolutamente bisogno. Tanto ce la puoi pagare dopo. E volete sapere un'altra cosa? Anch'io l'ho fatto perché sono un clown. Ecco, ecco perché io faccio questi video. Perché nella vita io ho fatto tante di queste stupidaggini e ci tengo a insegnarvi voi di non farle, ecco. E avevo fatto questa cosa comprando una palette che giustamente era un po' fuori budget, ecco, era un po' fuori dal mio budget, non mi serviva, però la volevo tanto e siccome questa palette la tenevo d'occhio da un sacco di tempo ed era sempre sold out, sempre tutto, avevo deciso di prenderla ed era in un periodo in cui giustamente ero molto a corta di soldi e non dovevo spendere quei soldi per una palette. Però l'avevo fatto perché giustamente l'opzione Afterpay mi ha fatto sentire bene, del tipo, oddio, adesso pago solo metà o paghi solo un quarto, dipende un po' che opzioni hanno, e tu sei tipo, che bello, però allo stesso tempo, se non avete bisogno della cosa, ma soprattutto se non avete i fondi necessari per comprare una palette, non utilizzate questo Afterpay. E adesso ho notato che lo stanno facendo su sempre più siti, anche siti tipo di abbigliamento, anche siti di altri brand fanno questa opzione proprio per farvi sentire meglio con voi stessi, del tipo, ah, non paghi subito $60, ne paghi solo 30. Emma? Quindi ci fa sentire meglio perché dice, non paghi solo 60, non paghi 60, ne paghi solo 30, ne paghi solo 15, insomma, ci siamo capiti. Questa è un'altra opzione per avere più consumismo, non è fatta per... Non è fatta per pensare che i brand pensino ai clienti o altro, è solo per far consumare di più, per far comprare di più, in modo che la gente si senta meglio con i propri acquisti, dicendo, oh, non ho speso $200, ne ho spesi solo 50, sì, però comunque a lungo andare dovrei ridare questi soldi a prescindere. Un'altra cosa sono i campioncini. Allora, i campioncini rientrano assolutamente nell'anti-haul, perché io l'ho sempre detto, l'ho detto anche in altri video, che i campioncini sono il male del mondo, perché effettivamente i campioncini ci piacciono perché sono gratis, non è che abbiamo bisogno di quei campioncini. Sapete quante volte da Sephora mi hanno riempito di campioncini stupidi di cui non avevo bisogno, cioè tipo creme, profumini, robe, cioè tutte quelle mini size di merda che sono tipo i bustini plastica, non sono manco tipo delle mini size che dici mi dureranno una vita, no, sono delle mini size nelle piccole bustine, oppure gli shampoo, perché sono fatti per farti provare prodotti nuovi, che per carità, grazie, ok? Però allo stesso tempo si crea un sacco di spazzatura. Pensate se tutte le persone si trovano a prendere tutti questi campioncini, finisce male, ecco. Quindi per favore non prendete soprattutto dal mio punto di vista, oltre a non prenderli perché giustamente trovo che i campioncini siano stupidi, perché sapete anche perché? Perché da Sephora, se voi volete provare qualcosa di specifico, soprattutto quando si tratta di trucchi tipo fondotinta, concealer, robe così, cioè vi possono dare un campioncino loro, quindi se tu vuoi provare un fondotinta ti danno loro i campioncini, invece quando andate alla cassa e loro ti riempiono di campioncini, che non è manco detto che ti riempiono adesso, perché mi sa che adesso ho capito che non danno quasi niente, magari non vi danno dei prodotti che vi interessano, magari vi danno un profumo che non vi piace, o magari vi danno una shade di rossetto che non vi piace, insomma, i campioncini onestamente sono molto 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 inutili a mio parere, e perché appunto sono prodotti che non è che vi interessano, però vi vengono dati, quindi voi siete contenti semplicemente perché sono gratis, tutto qua. Ma questo vale per qualsiasi cosa che abbiamo gratis. Se non avete bisogno di una cosa, non accettatela, non perché è gratis allora dovete per forza accettarla, ecco. Oltretutto io i campioncini non li accetto neanche perché quasi tutti quei brand che ti danno i campioncini sono brand che testano sugli animali, quindi non perché sono campioncini e sono gratis che li accetterò. Un'altra cosa sono le beauty subscriptions. Allora, se non avete
questa cosa va tantissimo in, in America. E le beauty subscription sono tipo delle box di prodotti che assolutamente non scegliete voi, che ricevete ogni mese a caso, a casa e anche a caso, ecco. Quindi voi pagate un tot al mese per tot prodotti e ricevete a casa queste bellissime cose. E siamo di nuovo là, io ho avuto una beauty subscription per un anno, anzi ne ho avute due addirittura, ho avuto la Look Fantastic, schifo merda, e la Etsy. La Etsy era già ancora, era un pochino meglio perché la Etsy costava poco e avevi sempre una piccola borsettina carina che ti arrivava a casa con dentro cosine. Però la cosa di Etsy positiva era il fatto che ti mandassero sempre dei mini size, quindi non ti mandavano mai dei size grandi. So che ho parlato male delle mini size nel mio primissimo anti-haul, che lascerò linkato se volete andare a vedere, ma quello era tipo un rage verso, come si dice, verso un influencer, ecco. E le influencer in generale, a mio parere, quindi possiamo fare tutto. E quindi io ho avuto la Look Fantastic, che forse la conoscete perché è si compra su in Inghilterra, e che dove ricevevo questa scatola di tot prodotti, e quelli erano full size però. Quindi cosa è successo? Allora, la Etsy l'ho interrotta dopo un anno, però nonostante tutto, grazie a Etsy mi sono fatta la collezione di pennelli, perché ogni volta mi mandavano i pennelli, ed erano pennelli molto belli, molto buoni oltretutto, li sto usando tuttora, dopo 3 anni sono ancora i miei pennelli preferiti, e mi hanno sempre mandato un mini size di cose, quindi bene o male, se mi mandavano un mini size di una crema, bene o male mi finiva, se mi mandavano un mini size di un rossetto, bene o male lo finivo prima. E le borsettine oltretutto erano molto molto carine, ce le ho tuttora, tipo sparse in giro per casa. Però sì, diciamo che le beauty, le appunto, le, non so come tradurle in italiano, quindi queste beauty subscriptions, insomma, non sono utili. Perché? Perché questi sono prodotti che tu non scegli, principalmente tu fai una specie di test del tipo... Etsy era già più personalizzabile, mentre Look Fantastic per niente. E Look Fantastic praticamente inviava gli stessi prodotti a tutti, quindi non potevi scegliere niente, cioè, quindi se ti inviavano un rossetto arancione che non va bene per la tua carnagione, te lo dovevi tenere, ecco. Però per carità, anche Look Fantastic aveva dei buoni prodotti, però qual è il problema? Che Etsy era personalizzabile, quindi mettevi il tuo colore della pelle, i tuoi capelli, il tuo stile del trucco e tutto quanto, quindi ricevevi delle cose personalizzate per te. Ed erano molto carine, ma tante volte mi sono trovata a ricevere delle cose che non mi interessavano. Quindi tutti quei prodotti, non è che li ho usati, cioè, alcuni prodotti li ho anche regalati, quindi giustamente bene o male trovi dove darli, però ce ne sono altri che non te ne fai niente. Look Fantastic, alle volte mi vai a questi full size di prodotti, tipo anche creme, che magari facciano schifo, ecco. Quindi il male di queste cose è che ogni mese tu paghi una cosa pensando oddio che bello, riceverò dei prodotti utili, quindi smetterò di comprare da Sephora, smetterò di comprare prodotti, questo è un risparmio assurdo, perché è quello che vogliono farti credere, quando in realtà tu ricevi queste cose ma poi ricevi delle cose e poi dici sì, però mi è finito il fondotinta e non l'ho ricevuto con la box, quindi te lo devi comprare lo stesso, oppure vorrei un highlighter perché ho ricevuto un highlighter che fa schifo, capite? Quindi queste adesso ho visto che non vanno più di tanto, però 3 anni fa andavano tantissimo e se mi seguite dall'inizio io avevo anche fatto, facevo gli unboxing di Etsy, quei video non ci sono più, ecco, ve lo dico subito, però, però sì, quelli sono il male, trovo che essendo dei prodotti che tu non sai mai cosa riceverai a casa tua, non ha senso, piuttosto prendete quei soldi, andate e compratevi il prodotto di cui avete effettivamente bisogno. E le ultime due cose di cui voglio parlare sono nella stessa categoria, ovvero una è la glitter mask e l'altra è la sheet mask. Allora, la glitter mask sono quelle maschere che sono uscite tipo 2 anni fa, mi sa, è partita la moda di... qual era il brand che ne aveva fatto? Non mi ricordo il brand che aveva fatto queste glitter mask, che erano principalmente delle maschere che c'erano il glitter dentro. E tutta la gente ci ha avuto questo hype su queste maschere, manco fossero la salvezza dell'umanità, vi giuro. Quando erano semplicemente delle maschere con dentro dei glitter, quindi tu te la mettevi in faccia e c'avevi il glitter sulla faccia. Che ficata! Quindi quel trend mi dava fastidio già al tempo, adesso figuratevi ancora di più quando vedo ancora gente dire questa maschera è stupenda perché c'hai glitter! No tesoro,
La maschera è stupenda se ti fa qualcosa, effettivamente sei utile, se no non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo. Invece le sheet mask, che sono le maschere in cotone, quello sono un grandissimo spreco, che io utilizzavo tantissimo, perché sono una bellissima coccola, c'è poco da fare, non sto a dire che schifo, perché le usavo anch'io una volta e tuttora vorrei usarle, perché erano una bellissima coccola, però effettivamente non mi facevano niente, non mi cambiavano la vita assolutamente. Quindi ho smesso di comprarle quando sono passata al zero waste, proprio perché è uno spreco, perché la cosa in plastica, la maschera e la butti nella spazzatura, perché non è biodegradabile, non è compostabile. Adesso ci sono dei brand zero waste che fanno delle maschere in cotone che sono compostabili, quindi tu le puoi mettere nel tuo umido, però costano tantissimo. Quindi a quel punto, quando vedi che una maschera in cotone costa 10 euro, sei tipo, ma ne vale la pena? Non credo, metto 10 euro in più e mi compro la maschera tipo da Lush che mi dura almeno 4 mesi, capite? Cioè, questo sì. E quando le cose costano un pochino di più, per quanto siano buone, costano magari un pochino di più, magari ci pensi due volte prima di comprare una cosa useggiata che costa 10 euro, ecco. Però giustamente, essendoci quelle della Garnier che costano tipo 3 euro, che anche là comunque 3 euro sono tanti per una maschera, però ogni tanto le mettevano in offerta 1 euro e qualcosa, ci sarà comunque questo spreco, purtroppo, anche se Sephora ne ha tantissimi che costano tanto, che comunque vanno a ruba, e io sono tipo, perché non vi comprate una maschera effettivamente che fa qualcosa, ecco. E quindi quelle le metto assolutamente nell'anti-haul, sono una cosa che io non uso più e non ho neanche più intenzione di tornare a usarle. Io uso una sola maschera, che la compro da Lush, la uso da 2 anni ormai e mi trovo da Dio, la adoro, perché va benissimo per il mio tipo di pelle, mi dura tantissimo, cioè compro il barattolino veramente piccolo, 200 grammi mi sa che ha, e mi faccio la maschera una volta a settimana e fine, e adoro tantissimo. Quindi le maschere in cotone, onestamente trovo che, a parte che erano tipo imbibbate di alcol se non mi sbaglio, quelle della Garnier, oltretutto Garnier anche è un brand che testa, quindi già per là non potrei comprarle a prescindere, perché testano, quindi meglio di così. Bene, ho finito di parlare, più o meno, sì, ho finito, sì, l'ho smessa. Niente, quindi ho finito questo video, stranamente sono andata più veloce, non mi sono persa in chiacchiere, yay me. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete altre idee per anti-haul, di cose che volete che io parli, eccetera, eccetera, fatemi sapere, e fatemi sapere anche delle cose di cui ho parlato, se per caso voi ne utilizzate ancora o non usate, eccetera, eccetera, fatemi sapere. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!